Questo è un primo passo. Ripeto, noi siamo partiti non con le ordinanze, ma con un coinvolgimento attivo delle categorie che sono una delle tre componenti del bere troppo. Una sta in chi beve, una sta in chi serve e una è l'alcol stesso. Arezzo pronta a dichiarare guerra all'abuso di alcol e alla mala movida. È stato infatti firmato il patto d'onore tra amministrazione comunale e associazioni di categoria Arezzo città responsabile. E siamo voluti intervenire non con ordinanze, ma semplicemente, o se vogliamo, non semplicemente, ma con una responsabilizzazione delle coscienze dei pubblici esercenti, e le associazioni di categoria ci sono venute dietro. È il comportamento quello che conta. Esiste già la regola che non si può dar da bere a un minorenne e che non si può dar da bere a chi è già non più sobrio. Ecco, si tratta di coinvolgere le coscienze dei pubblici esercenti da una parte e dei cittadini dall'altra, dei giovani cittadini. A firmare il patto di autoregolamentazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA. Ci teniamo a sottolineare che la stragrande maggioranza dei pubblici esercizi di Arezzo rispettano completamente le norme. Questo è un messaggio un po' ulteriore, diciamo, di responsabilità collettiva che riguarda i pubblici esercizi, clienti, ragazzi, per cercare, diciamo, di non causare poi una situazione che è difficilmente gestibile. Un approccio dunque che fa un appello a ciascun individuo senza ricorrere ad ordinanze repressive. Passare attraverso la sensibilizzazione al buonsenso, all'etica, alla morale nei confronti delle generazioni giovani principalmente, credo che sia l'atteggiamento giusto. L'adesione al patto comporterà l'utilizzo di un logo identificativo dello stesso ed azioni a livello comunicativo come promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa. Provvederemo nei giorni prossimi a diffondere questo protocollo di accordo che abbiamo fatto per tutti i nostri imprenditori, che avranno la possibilità di attaccare una vetrofania sulla saracinesca, sulla vetrina, di modo che si possa identificare gli imprenditori eticamente corretti. Il patto avrà durata sperimentale sino all'ultimo giorno dell'anno, poi ci sarà una verifica sugli esiti dell'accordo. Ed è importantissimo il contributo di tutti i giovani, perché sono pochi quelli che poi si lasciano andare un po' troppo, per cui contiamo sulla parte sana che sicuramente saprà spronare anche gli altri ad un comportamento più responsabile.